Mi stavo arrivando queste cose qua, i due canisti di Ustuzzi, non avevano problemi, ma sa chi ti perisce. E la sua voce, non avevo, adesso è un momento, sangue, lo so, come si riesce a mettere, vado, non voglio avere la fiscia. Quando siete arrivati E tu hai sentito nel tornare o forse nella pace? Un'ultima domanda, avete segnato che avete problemi come questo Perisic con gli altri giocatori? Tony deve capire una cosa, come tutti quanti, se no sembra che qua andava tutto bene. La prima cosa, quando a me mi ha chiamato il club, al di là del tecnico-tattico, qua c'era un problema di disciplina. Dopo, se voi fate finta di niente, se Tony fa finta di niente, sembra che qua da 50 anni, perché da 50 anni che fa questo mestiere qua, sembra che è una novità. E il primo problema qua era la disciplina. Gli orari, rispettare, correre in allenamento, rispettare i compagni, rispettare gli orari, rispettare tutto. E per me è fondamentale la disciplina. E se uno sbaglia, io sto qua a spiegare, se uno sbaglia non può pensare. Se no andiamo nel giardino di casa, mettiamo due bottiglie, mettiamo la porticina e giochiamo. E se vinciamo, vinciamo, se perdiamo, perdiamo. È difficile, non si può fare calcio così. E dopo per me finisce tutto. Lui adesso sta parlando di Emir. Emir è stato a casa, ma dopo ha giocato una partita orale, ha giocato un'altra partita. Dopo passa, però bisogna rispettare le regole. Però se Tony e tutti gli altri fanno finta che qua era tutto perfetto e tutto quanto funzionava alla perfezione, continuiamo a fare sempre le stesse cose. Io non ci sto. Io sicuramente, se non vedo le cose come piacciono a me e se non si rispettano le regole, a me non mi sta bene, perché io vedo il calcio, vedo questo sport che è un mestiere serio, abbiamo la fortuna di guadagnare tanti soldi. Persone normali guadagnano 1.000-1.500 euro al mese, e se uno non vuole rispettare le regole e pensa di fare quello che vuole, a me non mi sta bene. Kastandoška, ovdje glavni problemi su bili ne tehnički, ne taktički, već problemi discipline. Evo i Toni, ti si tu 50 godina i sigurno si se i sam uvjerao nekakve te stvari, možda i znaš i bolje, ali disciplina je bio najveći problem. Trčanje, satnice, kašnjenje na treninge i to je ono na čemu sam odmah krenuo raditi, jer to su temeljne stvari po pitanju nogometa. Ukoliko se nećemo ponašati profesionalno, najbolje da odemo u parkić, da stavimo dvije boce na ulicu, igramo mali nogomet i dobro se zabavimo. Ali nogomet pravi nije to, nogomet je jedna jako ozbiljna stvar, to je jako ozbiljno zanimanje i treba se pristupiti maksimalno ozbiljno tome poslu. Tako da, eto, govorim da je meni ta profesionalnost najvažnija i ja sam ozbiljan po tom pitanju, kada to nije tako, onda nisam sretan. Ukoliko se to ne poštuje, stvarno nisam sretan. Ukoliko netko ne može poštovati pravila, uvijek postoji odabir da radi neki drugi posao, zato jer nogomet je višestruko plaćen, nego i druga zanimanja u kojima se zaradi 1000 do 1500 eura i najmanje što mogu nogometaši raditi je trčati, zalagati se i paziti na profesionalnost. Però Tony lo sa bene, no? O so cose che mi sto inventando io. Tony, znate li vi to dobro ili su to stvari koje ja izmišljam? Dobro znate, sve sam rekao. La domanda non c'ha senso per te.